14 giugno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, l'ultimo appuntamento per questa settimana. Oggi, come sempre, insomma, Good Morning Milano parliamo di Milano, dei suoi protagonisti. Oggi parliamo di un protagonista che veramente sono tantissimi anni che è a Milano, che fa Milano proprio. Sono una di quelle realtà che sono le colonne di questa città. Una volta si diceva Milan col cuore in mano, si diceva insomma fosse qui col cuore in mano e con il pane nell'altra mano, mi viene da dire. Allora diamo il benvenuto a Luigi Rossi, il vicepresidente di Pane Quotidiano. Buongiorno Luigi, benvenuto, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Insomma, una realtà Pane Quotidiano che veramente fa riva con Milano, non solo lessicamente parlando, ma anche proprio nella storia di Milano. Insomma, prima fuori onda mi raccontavi un po', dicevi 121 anni di storia nata dai milanesi per rendere questa città poi quello che è veramente appunto la famosa Milano del cuore in mano. Eh sì, infatti nasce nel lontano 1898, quindi quest'anno compie 121 anni. E veramente sono tantissimi anni che Pane Quotidiano c'è e che presta la propria attività, la sua attività solidaristica nei nostri due centri, uno situato in Viale Toscana 28 e l'altro in Viale Monza 335. Insomma, due sedi, quella di Viale Toscana, proprio la sede storica di Pane Quotidiano, dove c'era l'ex centrale del latte, no? Per intenderci, proprio lì. Poi da qualche anno, ormai da un bel po' di anni anche lì, su sì. Viale Monza, ormai insomma consolidata la vostra presenza. Ma ricordiamo bene che cosa fa appunto Pane Quotidiano. Beh, Pane Quotidiano distribuisce generi alimentari a tutte le persone che sono indigenti e a tutte le persone che ne fanno richiesta. Nella fattispecie distribuisce razioni alimentari con il preciso intento di soddisfare il fabbisogno calorico per l'intero arco della giornata. Distribuiamo infatti dai 350 ai 400 grammi di pane, un litro di latte, dai 4 ai 6 yogurt o i 2 yogurt, dipende chiaramente a seconda delle quantità di yogurt che siamo riusciti a reperire, talvolta salumi e formaggi, frutta e verdure in grande quantità, talvolta anche pasta secca, piuttosto che possa essere il riso, piuttosto che possono essere dei ravioli, dei tortellini ovviamente da cucinare, poi anche dolci che possiamo servire nelle varie vaschette confezionate. Ecco, appunto, ricordiamo appunto, è una distribuzione, quindi insomma ci sono delle persone che appunto per svariati motivi hanno bisogno di un supporto, di un aiuto, vengono appunto a mettersi in coda, prima parlavamo appunto, anzi spesso vedere lunghe code, ahimè, che fa capire quanto appunto c'è bisogno del vostro però operato. E voi date queste reazioni, tutto in un certo senso, no? Sì, la nostra distribuzione avviene tutti i giorni, tranne i giorni in cui non si panifica, questo per tradizione, quindi tutti i giorni di festa. Noi nella fascia oraria che va dalle 9 alle 11, anche se adesso ovviamente la fascia oraria si è un po' allargata, dalle 9 alle 11.30 perché le persone sono veramente tante, distribuiamo queste razioni alimentari. E il numero delle persone che si rivolgono alle nostre sedi sono dalle 3.000 alle 3.500 persone ogni giorno, con punte di 4.000 persone sabato mattina. Sabato mattina abbiamo chiaramente più persone, semplicemente perché ci sono tanti bambini, tante scuole sono chiuse, per cui tante mamme, tanti padri vengono con i loro figli, perché anche i bambini hanno diritto alla stessa razione di un adulto. Diciamo appunto una storia, quella di Pane Quotidiano, legata tantissimo a quella della città, una storia nata, iniziata 121 anni fa, che ha visto comunque cambiare tantissimo, immagino, l'operato. Insomma, ovvio che non sai come, cioè non c'eri 121 anni fa per dirci come fosse, indubbiamente, però insomma è davvero cambiato tanta la vostra, o meglio, in realtà l'operato è sempre forse quello, è cambiato molto chi viene da voi, i motivi per cui vengono da voi, immagino negli anni 40, durante la guerra, immagino il dopoguerra, immagino gli 70, ma penso che solo già negli ultimi 20 anni qua quanti cambiamenti avrete visto. Assolutamente sì, intanto lo spirito è sempre quello, però è evidente che le cose sono cambiate, perché Pane Quotidiano agli inizi del Bori distribuiva solo pane, non aveva la possibilità di distribuire altri alimenti. È chiaro che con il passare degli anni, è chiaro che con l'impegno anche di tutti quelli che sono stati i nostri predecessori,
fornitori si è fatto sì che comunque si distribuissero anche altri generi alimentari. Lo spirito è sempre quello, non è mai cambiato, è cambiata chiaramente anche la nostra distribuzione perché le necessità sono diverse. Negli ultimi anni diciamo che il cambiamento che noi abbiamo visto in modo particolare è il cambiamento delle persone, le persone che sono cambiate, che si rivolgono a Pane Quotidiano. Se sino a circa 15 anni fa, 20 anni fa, il nostro target erano per lo più cittadini extracomunitari che all'incirca potevano essere il 90, il 95% degli ospiti, così come noi amiamo definire le persone che si mettono in coda, di extracomunitari. Oggi diciamo che c'è un rapporto che dice 60-65% cittadini stranieri extracomunitari e un 35-40% di cittadini italiani. La cosa abbastanza triste, se vogliamo anche a tratti toccante, è che di tutti i cittadini italiani che si rivolgono a Pane Quotidiano, la stragrande maggioranza sono persone anziane, quindi le persone più colpite chiaramente da questo stato di cose, diciamo da questa, se vogliamo chiamiamola crisi, ma ormai più che crisi è forse un dato di fatto. Contingenza di fattori negativi, verrebbe quasi da chiamarla. Ecco, contingenza di fattori negativi, cioè oggi comunque con una pensione che può andare dai 700, agli 800, ai 900, ma forse anche ai 1000 euro, in una città come Milano non è semplice arrivare a fine mese. Per cui diciamo che oggi il potere di acquisto che si ha con 700, 800 o 1000 euro è un potere di acquisto completamente diverso rispetto a quello che si poteva avere circa 20 anni fa o 25 anni fa. Per cui diciamo che spesso e volentieri, magari così nell'immaginario collettivo, si pensa che a Pane Quotidiano si rivolgano clochard, si rivolgono persone che non hanno un tetto sulla testa, ma invece no, sono persone normalissime le quali si rivolgono a Pane Quotidiano, sono persone comuni, persone che vivono in mezzo a noi, persone che versano in stato di indigenza, ma d'altronde anche con una pensione media di circa 800-850 euro. Se poco poco abbiamo anche un affitto di una casa popolare da pagare da 150-200 euro, se comunque abbiamo le utenze da pagare, se comunque abbiamo altre piccole spese che dobbiamo affrontare, ecco che diventa difficile arrivare a fine mese. Per cui Pane Quotidiano rappresenta, se vogliamo, un'ancora di salvezza per coloro i quali chiaramente con questi redditi così bassi faticano ad arrivare alla fine del mese. Diciamo appunto un'opera che è resa grazie a due fattori principali. Uno sono le aziende che ad esempio vi donano tutto il materiale, tutti i beni che voi date poi ai vostri ospiti. Assolutamente sì. Dall'altra parte i volontari invece. Beh, i volontari sono una risorsa preziosa per Pane Quotidiano, perché Pane Quotidiano ha circa 6-7 dipendenti con i quali si riesce a livello organizzativo a far funzionare l'associazione, ma poi dobbiamo dire grazie, un grazie infinito, un grazie di vero cuore a circa 120-130 volontari che quotidianamente a rotazione mettono a disposizione il loro bene più prezioso che si chiama tempo. 130 volontari, 120-130 volontari dicevi, immagino che poi insomma non sono mai abbastanza, cioè se c'è qualcuno che è collegato e abbia voglia di unirsi alla vostra grande famiglia, credo che appunto sia ben accetto. Come si può fare? Ben accetto e ben voluto. Beh, basta contattare la nostra segreteria, i nostri numeri di telefono sono reperibili chiaramente sul sito internet, basta fare la ricerca come Pane Quotidiano e chiaramente in funzione di quello che è la disponibilità temporale lo possiamo annoverare come volontario. Peraltro non bisogna possedere requisiti particolari, non bisogna possedere skill particolari, per cui chiunque può fare il volontario di Pane Quotidiano. Appunto, dicevi, nessuna skill particolare, bisogna aver tempo e voglia di impegnarsi personalmente nell'aiuto degli altri, forse, ecco, l'unica necessaria skills, giusto? Questa è l'unica skill, quindi il fatto di voler dedicare del tempo ed essere disponibili. Prima ricordo una cosa interessante, che insomma ogni tanto bisogna anche fare chiarezza sulle cose, nel senso, dicevi, non pensate che non sono i clochard ad esempio che vengono a noi, che però non sarebbe niente di male appunto, anche se si evitasse i clochard, però quando insomma ci sono certe situazioni poi a volte magari la gente anche fa fatica a capire o magari esagera nel
vedere determinate situazioni. Insomma, dicevamo, non è una situazione sicuramente piacevole quella di mettersi in coda al pane quotidiano per andare a chiedere un aiuto, perché vuol dire che comunque c'è un grosso disagio alle spalle, ma voi insomma riuscite a intervenire, mi dicevi su quante persone giornalmente. Allora, giornalmente sono circa dalle 3.000 alle 3.500 persone, sommando diciamo, le entrate, i passaggi dalla nostra sede di Viale Toscana alla nostra sede di Viale Monza. Se qualche azienda volesse invece aiutarvi, come funziona in quel caso? Come fa ad donare il cibo a pane quotidiano? Beh, basta contattare Pane Quotidiano, noi siamo anche organizzati per andare a ritirare derrate alimentari, quindi disponiamo anche di mezzi autorefrigeranti e disponiamo comunque anche di mezzi per andare a ritirare la merce secca che non ha bisogno magari di essere trasportata a temperatura. Prima fuori Rona mi dicevi un dato molto interessante, facendo un conto molto molto a spanne, si arriva a delle cifre pazzesche parlando di quanto sarebbe l'ammontare di tutto questo cibo che voi Ma donate. sì, in effetti, anche perché la nostra razione alimentare, con quello che noi diamo e con chiaramente gli alimenti che prima ho elencato, orientativamente possiamo dire che può avere un costo, se si dovesse acquistare, dai 22 ai 27-28 euro, poi dipende dalle giornate. Quindi, considerato che noi abbiamo circa 1 milione di passaggi l'anno, i conti sono presto fatti. Quindi, se distribuiamo merce per un valore che va dai 22 ai 26-27 milioni di euro. È evidente che noi non potremmo avere la possibilità di acquistare questi alimenti perché, come solgo dire, da 121 anni che ci siamo non dureremmo le prossime 121 ore. Ecco, giustamente. Una cosa molto interessante di Pane Quotidiano è che voi, ovviamente, mi viene da dire, ma per alcuni invece questa cosa è inconcepibile, ma invece, secondo me, è giustissimo. Se così, non registrate, non chiedete, non fate domande a chi viene da voi. Ma allora, da noi campeggia un motto sulle nostre due sedi, che è un motto che è stato coniato nel 1904, circa 6 anni dopo che Pane Quotidiano è stato costituito, che così recita: fratello, sorella, nessuno qui ti domanderà chi sei, né perché hai bisogno, né quali sono le tue opinioni. Questo sta a significare che noi non vogliamo prevaricare la dignità di coloro i quali si mettono ordinatamente in fila per poter reperire la razione alimentare. Un'altra peculiarità molto interessante di Pane Quotidiano è anche la laicità dell'associazione stessa, ad Infatti, esempio. l'associazione laica, e ci teniamo anche a dire senza nessun tipo di matrice politica o partitica, forse meglio. Sì, ma va bene, no, vi direi che insomma fate politica, la fate anche bene, nel senso che Certo, insomma la, aiutare gli altri è forse il primo passo che la politica dovrebbe fare. inteso come polis Quindi, etica, etica della infatti, città, partitico sicuramente lo facciamo. Non invece. siamo partitici. Ma bene, anche perché ormai non si capisce più poi niente, quindi fate bene, perché sennò sarebbe un disastro per cambiare partito dal lunedì al venerdì, quindi fate benissimo a non. I partiti nascono, ci sono, passano e vanno, e il pane quotidiano resta. 121 anni, non esiste un partito che esiste da 121 anni così com'è, forse qualche partito comunista dei lavoratori in qualche paese strano e lontano, ma credo che no, non esiste niente che sia rimasto così tanto come invece il pane quotidiano Che sia di rimane. mia conoscenza, no, poi però per Infatti, carità. come invece il pane quotidiano rimane perché appunto, ahimè, viene da dire, nel senso che sarebbe bello se non ci fosse più bisogno di pane quotidiano a volte, sarebbe stupendo, se so che insomma sarebbe la vostra felicità, però insomma, ahimè, c'è bisogno e riuscite comunque veramente a dare una ottima e grande risposta alla città. Una città, mi dice appunto, che avete visto comunque cambiare sotto i vostri occhi, no? Sì, una città che è cambiata perché sono cambiati anche i nostri utenti, come dicevo prima, da ospiti che erano rappresentati per la stragrande maggioranza, se non per la quasi totalità, da cittadini extracomunitari, da persone venute da lontano, ricercando fortuna che poi non hanno trovato, trovandosi in una città come Milano, che comunque è una città frenetica. E trovandosi al più completo sbando, hanno trovato in Pane Quotidiano comunque una soluzione contingente, una soluzione di un problema quotidiano che è appunto quello del mangiare. E che non è poi così di poco conto, perché l'altro tema è che comunque questo, secondo il mio punto di vista, può contribuire per certi versi anche a mantenere un po' più di ordine pubblico, perché 3.000-3.500 persone che non sanno come mangiare, beh, diciamo che sostanzialmente a Milano non si muore mai di fame e probabilmente una buona parte potrebbe
riciclarsi in altre associazioni che magari fanno attività di mensa, però insomma quelle persone che in qualche modo non riescono a soddisfare i loro bisogni potrebbero commettere anche atti illegali, tali per cui possano poi reperire alimenti per poter soddisfare un bisogno così primario che è quello della fame. Luigi, davvero è molto interessante sentirvi parlare di Pane Quotidiano, perché davvero è una realtà forte, una realtà comunque che, appunto, anche come dicevi, oltre ad aiutare il prossimo, aiuta proprio la città, adesso appunto fa anche da presidio di sicurezza, c'è poco da fare, lo fa in tutti gli effetti. Che cosa spinge, ad esempio, te o comunque i tuoi colleghi volontari a essere volontari di Pane Quotidiano? Beh, quello che motiva noi volontari è quello... Perché scusami, da dire, essendo laici avete un pezzo in meno rispetto ad altri, nel senso che magari, cioè, molti dicono la fede mi spinge in quello, qui invece è ancora qualcos'altro. Ma qui si tratta di dover condividere qualche cosa che si può avere in più con chi ha di meno, cercando di riequilibrare un po' le sorti. E certo, tutto non si può fare, però se tutti quanti riusciamo a dare il nostro piccolo contributo, forse riusciamo a creare un mondo migliore. E quello credo che ispira me, quello che ispira me ne sono sicuro, ne sono certo che è questo, ma credo che sostanzialmente è quello che sia la fonte di ispirazione di tutti i volontari che vengono a Pane Quotidiano, che ancorché non debbano donare soldi, donano qualcosa di ben più prezioso, che è il tempo. Che cosa... diciamo, nel senso, appunto, è difficile donare proprio tempo agli altri, spesso è una cosa che va in tre, però voi lo fate veramente in maniera egregia, però sicuramente arriverete a contatto con storie comunque difficili. Come si fa ad abituarsi, o meglio, se non si riesce ad abituarsi, comunque a continuare giorno dopo giorno e a non arrabbiarsi, diciamo, col mondo intero per queste ingiustizie che tutti i giorni avete sotto gli occhi? Ma diciamo che inizialmente è molto difficile, effettivamente questo è un po' un esame da superare con se stessi e interiormente. Poi è evidente che ci si fa un po' anche l'abitudine e si cerca chiaramente di risolvere il problema contingente. Tutti i problemi del mondo non si possono risolvere, poi dopo noi non possiamo come associazione cercare di intervenire con risolvere le cause, noi cerchiamo di contribuire alla soluzione degli effetti. La metafora che faccio è come se fosse un fiume che straripa, e noi non andiamo a cercare le cause per le quali il fiume è straripato, siamo lì a tamponare, a mettere i sacchetti di sabbia per far sì che le acque non vadano ad inondare. Perfetto, allora Luigi, ricordaci, siamo in chiusura, ricordaci le coordinate per avere tutte le informazioni su Pane Quotidiano, anche dove sono le vostre sedi e come si fa appunto a poter darvi una mano sia economica o appunto come volontari a livello di tempo. Beh, le nostre due sedi allora sono una in Viale Toscana 28 e l'altra in Viale Monza al 335. Tutte le nostre coordinate di contatto le si possono reperire sul nostro sito internet, laddove ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili per poterci contattare. Ribadisco il concetto che per fare il volontario di Pane Quotidiano non sono necessarie particolari competenze, per cui chiunque può venire a fare il volontario Pane Quotidiano, e ovviamente anche coloro i quali volessero donare somme a Pane Quotidiano, sempre sul sito internet sono reperibili anche le coordinate bancarie, le coordinate del conto corrente postale con le quali poter fare un'oblazione, e non dimentichiamo che ci può essere un grosso aiuto per quello che riguarda il 5 per 1000. Perfetto. Luigi Rossi, vicepresidente del Pane Quotidiano, grazie mille di essere stato qui con noi oggi a Good Morning Milano, complimenti davvero per il vostro operato. Ma grazie a voi per avermi dato questa opportunità e questa visibilità. Grazie mille, anzi, teneteci aggiornati se fate anche altre attività, se avete delle giornate in cui noi, prima fila, sicuramente a potervi dare voce. Sicuramente. Grazie mille davvero a Luigi Rossi, vicepresidente del Pane Quotidiano, grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna lunedì con Good Morning Milano alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci e a presto.